In qualche comune, qualche volta, c'è qualcuno che ha a cuore i problemi dei suoi cittadini. Allora, quando un matrimonio si rompe e ci sono di mezzo i figli, non è mai facile. Per i papà, per alcuni papà, può esserlo di più. Perché fra assegno alla moglie, mantenimento ai figli, se ti ritrovi anche fuori casa con uno stipendio medio, può mettersi veramente male. In alcuni comuni sono nati i condomini dei papà. Giuliano Marrucci. Un nuovo spettro si aggira per il mondo. Fathers for Justice are known for their high-profile stunts and protests. Tim Lyne, a soldier and a member of Fathers for Justice, is campaigning for more rights in the family court. Mr. Chick from West Sussex scaled the 120-foot crane early on Friday morning. This is the latest in a series of media stunts by Fathers for Justice. Fathers for Justice say this is just the beginning. È l'esercito dei papà separati. Come Carlo Lando, maresciallo dei carabinieri e padre di Marco. Dov'è l'altra manina? Ti aiuto io e dammi un bacetto. Bellissimo. Un bravo papà. E oggi per Marco ha preparato una bella sorpresa. Ecco la casa di papà. Ecco la casa di papà. Uno, due, tre. E? Tre. Tre. Eccola. È la nuova casa di papà. E quello è l'armadio, che c'è nell'armadio? Vai, apri l'armadio, facci vedere che c'è nell'armadio. La pizza! Che c'è? Oh. Certo che la monta zia. Aspetta, eh. Oh. Ah, l'ha presa, aiuto! Quello di Carlo è solo uno dei 20 appartamenti che il comune di Roma ha messo a disposizione dei papà separati in questo residence in zona Casal Monastero. Costano 200 euro al mese e ci puoi rimanere al massimo per un anno. È un servizio di transito che vuole offrire l'opportunità ai papà in temporanea difficoltà, soprattutto economica, vuole offrire appunto loro l'opportunità di ripristinare, come dire, rimpinguare le proprie risorse e poter procedere una volta ritrovata la piena autonomia. Un'ancora di salvezza per chi da un giorno all'altro si è visto crollare il mondo addosso. Io sono andato via di casa, ma è stato di punto in bianco. Io ho avuto la notifica della convocazione alla sentenza al Tribunale di Civitavecchia in ufficio, 5 giorni prima di essere convocato in udienza. Mi sono ritrovato in pratica non avere un posto dove andare a dormire, per cui ho i vestiti estivi a casa di un amico, i bicchieri o qualche altra cosa, magari che erano le cose che mi sono portato via da casa. Nel garage, nel box di un altro amico. E quello di Carlo non è certo un caso isolato. All'interno 221, ad esempio, ci sta Silvio. Eccoci qua. Professione artigiano. Mi sono ritrovato, ho fatto la mia valigia e sono andato da mamma e papà, i santi genitori. Nella mansarda ci sta Marcello, operatore televisivo. Sì, ho lavorato Rai, Mediaset, Sky, continuo a lavorarci. Anche lui deve ringraziare i genitori. Se non ci avevo i miei genitori stavo veramente sotto a qualche ponte. Enrico invece, che di mestiere fa l'impiegato e abita all'interno 220, dalla mamma non c'è voluto tornare. A 46 anni non si può ritornare nella cameretta della mamma. Abbiamo insegnanti, abbiamo marescialli dei carabinieri o della finanza, abbiamo operatori e tecnici televisivi. Classe media, assolutamente sì, una classe media che purtroppo a seguito della separazione diventa, suo malgrado, una categoria indigente. Il mondo è fatto a scale, c'è chi scende e c'è chi sale. Io ero nobile e decaddi, ma nell'anima sono sempre nobile. Il problema qui è che se a decadere è un papà, anche i figli poi non se la passano tanto bene. Dover necessariamente portare tuo figlio in giro per strada e inventarti ogni volta un pomeriggio nuovo, una giornata nuova, un succo di frutta a un bar perché magari fuori sta piovendo e non puoi fare la passeggiata per strada. Non avevamo tanto spazio anche per noi, che ne so, io da solo con loro. Io veramente non c'avevo più un posto dove stare con loro. Meno male che c'è il condominio dei papà.
Beh, qui c'è la stanza con i tre letti, almeno siamo proprio tutte e tre insieme e via. Così facciamo un bel concerto di russamenti. Questa è una cosa fantastica, ritornare a stare insieme tutti e tre. Questo progetto ha voluto dotare i papà separati di uno spazio adeguato dove poter appunto vivere il rapporto con i figli e ritrovare quella quotidianità e quell'intimità alle volte persa, purtroppo persa, a seguito della separazione. Com'è? Buono. Papi, ehi? C'è sta una bambola assassina qui dentro. Una bambola assassina? C'è sta un coltello in mano sporco di rosso. Ti vedi troppa televisione, giovane. Ti metti a tavola, per favore, prima che ti do due mozzichi in testa? Certo, sempre di maschio italico si tratta. Qui c'è una camera molto disordinata per il momento. A farmi vedere in televisione a lavare i piatti, gli amici miei, lo sai che mi dicono? Mi dicono che fine che hai fatto, Sergio. Il tocco femminile purtroppo manca. Alcuni hanno compensato con l'aiuto di mamme, sorelle. Che ci devo mettere? I confetti? No, lo so, un po' una piantina. Oh, la piantina sul tavolo sta, scusa. Guarda. È una pianta un po'... non è fiorita, però sai, hai visto mai facesse un fiore spettacolare? Ma non è mai troppo tardi per imparare. Mi sono imparato a fare la lavatrice. Non l'avevi mai fatta la lavatrice? No, no, mai fatta in vita mia. No, no. I babbi del 2010 fanno tutto. Perché o fanno, se no si attaccano. Poi se c'è una cosa che odio è lavare i piatti. E non è finita qui, perché nel frattempo a Milano due papà separati, invece che pagare un affitto per due stanze super accessoriate in un residence, sono riusciti a farsi dare in comodato gratuito dal comune due appartamenti fatiscenti confiscati alla criminalità organizzata e si sono messi al lavoro. Questi appartamenti erano trascurati perché confiscati. C'era tutto un cartongesso che era marcito, era anche crollato in parte, quindi è stato tutto smantellato. Tutto quello che vedete è stato fatto con queste mani. I mobili invece, visto che di quattrini non ne avevano, li hanno chiesti direttamente in donazione a chi li fa. E oggi, insieme ai mobili, sempre a gratis, si sono visti arrivare pure l'arredatrice. Le maniglie sempre in orizzontale, non le voglio in verticale. Se tu prendi qui e qui non hai nessun problema. No. E così in poche ore ecco pronta un'altra casa dei papà. Ah, io non scendo più da qui, è troppo bello. Anzi, due. L'ho fregato lui, è il più bello. Eh sì, il tuo è veramente più bello. Cioè, tu pensa che la porta è piccola, c'è il vino buono, no? Alle chiavi di casa. Ma non è che sboccia l'amore, no? No. L'ora che poi chiamo i miei figli, vengono e trovo questa sorpresa e... pensare che ho fatto il super lotto. Adesso dobbiamo sperare che, visto come sta avvenendo, non ci sia un boom delle separazioni, perché vogliono tutti vivere nel monolocale da soli. A Milano è in programmazione a breve l'apertura di una casa con 160 posti letto. Case dei papà ci sono anche a Savona, a Bolzano. La regione Liguria l'anno scorso invece ha approvato una legge per la realizzazione di case temporanee e assistenza psicologica e legale ai papà. E adesso vediamo cosa stiamo preparando.